Il Giro d'Italia numero 98 arriva domenica a Genova. Quali sono i principali provvedimenti al traffico? I principali provvedimenti al traffico sono divieti di sosta e divieti di transito, ovviamente, naturalmente diversificati rispetto al, al percorso. Eh, partendo da Vesima, perché il giro arriva dal Benga, abbiamo il primo tratto sull'Oreglia fino a Cornigliano, eh, dove ci saranno provvedimenti di vieto di sosta e di circolazione nel, nella giornata, nel pomeriggio di domenica. Eh, a Cornigliano in bocca la viabilità a mare, cioè la strada nuova Guido Rossa via Cornigliano e poi la sopraelevata fino alla Foce è eh, arrivata alla Foce il giro eh, fa il cosiddetto circuito cioè eh, dalla Foce, dalla Fiera del Mare attraverso via Brigate eh, via 20 Settembre eh, piazza De Ferrari, Corruvetto scende di nuovo a Brignole e poi fa l'anello eh, ad Albaro fino a vi, in via Giordano Bruno eh, per riprendere Corso Italia e ritornare in eh, via 20 Settembre dove si chiude è evidente che a seconda delle situazioni i provvedimenti sono diversi e coinvolgono sostanzialmente la giornata di domenica. In alcune zone, soprattutto centrali, Piazza De Ferrari e via 20 settembre, alcuni provvedimenti scatteranno già dalle 19 del pomeriggio, dalla sera del sabato. La nostra presenza nella giornata di domenica sarà di circa 250 operatori, supportati anche da personale della, delle altre forze dell'ordine, a cui si aggiungeranno altre 200 persone come volontari di protezione civile. Quindi, un impegno importante legato alla complessità del, della, diciamo, del percorso e alla necessità poi di garantire insomma, la sicurezza del, de, diciamo, dei partecipanti in zone che sono in, come quali, quelle del centro cittadino, quelle del, della zona di Albaro. Noi eh, avremo un impegno legato alla, intanto alla comunicazione già dalla, dalla sera con le nostre pattuglie sulle zone che poi sono interessate eh, dal passaggio del giro e avremo poi eh, il personale dalla mattina, dall'inizio mattina, dall della mattinata fino per tutta la giornata eh, sulle, sulle postazioni. Questo servirà anche ai cittadini per avere i contatti diretti con noi per le, le informazioni che poi potranno essere reperite, naturalmente. Sui siti istituzionali del comune e della Polizia Municipale e a cui si potrà aggiungere anche un collegamento con la nostra centrale operativa tramite il numero di servizio 5570. Genova si tinge di rosa ed è una grande occasione per la città. Sì, certo, è un'occasione straordinaria di presentazione della nostra città al mondo, eh, e per questo ovviamente l'amministrazione comunale si è impegnata fortemente sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista delle persone messe a disposizione, sia dal punto di vista economico, per far sì che questo evento riesca nel migliore dei modi.